Dunque, la gestione del rischio sismico sul patrimonio pubblico da parte delle amministrazioni è sicuramente un impegno molto gravoso e a cui sono correlate tantissime responsabilità. Il mio consiglio è quello di operare come il buon padre di famiglia, cercando di ottimizzare le risorse che sono limitate e quindi non si può pretendere di adeguare l'intero patrimonio nel breve periodo. Quindi bisogna stabilire le funzioni in relazione alla vulnerabilità dei vari edifici. Consiglio quindi un primo screening di tutto il patrimonio pubblico utilizzato, cercando di, anche di primo o di secondo livello, non per forza di dettaglio, e poi orientare gli approfondimenti agli edifici che per destinazione, vita residua e per vulnerabilità meritano questi approfondimenti. Dopodiché l'analisi di vulnerabilità deve per forza spingersi a prevedere delle strategie di miglioramento sismico nel breve e medio periodo, strategie che possono anche essere additive, che possono fondarsi su primi interventi anche relativamente economici, fatti per presidiare meccanismi locali di collasso che spesso vengono innescati anche da terremoti piuttosto frequenti e quindi non troppo intensi, e quindi in questo modo arrivare ad una programmazione del miglioramento sismico che passi per un periodo medio e anche lungo e che consenta quindi di gestire al meglio delle proprie risorse il patrimonio immobiliare.